Galper! Cazzo! Difendetevi! Ma che... Cosa? Ci sono problemi! No, no! Tu è tutto mio! Allo scafo! Là fuori c'è qualcosa! Sicura di aver visto qualcosa? Non è un'esercitazione! Che succede? Occhi aperti! Tutti quanti! Aprite il cancello! Ho dei feriti qui con me! Marinaia, non c'è tempo! Guardate la nebbia! Stanno arrivando! Galper! Cazzo! Difendetevi! Tutti ai vostri posti, fuoco a volontà! Morirò da sola!
qui. Difendete Bar Harbor! Ti hanno colpito! Addio alla vita. Se non mi ha ancora ammazzato l'isola, di certo non lo farai tu. Marinaia. Tieni gli occhi aperti. Capitano. Ci ricorderemo del tuo aiuto. Ci ricorderemo del tuo aiuto. Fa attenzione, dagli fuoco di copertura. È impossibile forzarla.
Attenzione, dagli fuoco di copertura. Bella fortuna. È finito. No, guardate la nebbia. Arriva qualcosa. Atlas, poi Atlas. Rane pescatrici. Radunarsi, difendete lo scafo. Stavolta non puoi nasconderti. Pescatrici. Radunarsi, difendete lo scafo. E si comincia. Non ci prende la nebbia, lo faranno le tempeste. Cerchi lavoro? Avery. Vai dalla marinaia. Adesso capisci che sempre qualcosa in ballo. La nebbia e le sue creature hanno... Cos'è la nebbia? Vediamo, ah. Ma ci sono sacchi nella nebbia. Se siete sopravvissuti a tutto... Sono stufo di ripararmi dietro. Ah. Devi lasciarmi a... Con la gente giù. La nebbia è qui. Prima che... Dobbiamo fare qualcosa. Non è... Dovreste trovare una soluzione. Allora... Farò... Scusa. Non sarà facile. Nessuno... Grazie per l'aiuto. Ti prego, la... Senza armi non durerai a lungo qui. Compra qualcosa, dai. Lo scafo ha subito un brutto colpo. È innegabile. Ma se non fosse stato per te, mi chiama... Perché nessuno ti dà una mano? Ogni aquile qua. Anche se ora sono ammucchiati qui, come miserabili. La città è fortunata a poter contare su... Cos'è? Non è che mi... Ti do... Dovrei rischiare la mia... La ricom- Conta su di me, ti aiuterò. La conceria di Eagles. Non vorrei mancare di rispetto. La marinaia dice che la nebbia è viva. Ma le concedo il beneficio del dubbio. Così arrivi dal continente. Ne ho sentito parlare. Ok. Di quale fanno? Da allora. Grazie. Vediamo se indovino. La persona stra... Ora... Certo. Comunque... Vuoi considerare quei ghoul come già... Beh... Il capitano Avery dice...
che puoi portarmi ad Acadia. Là fuori c'è stato un... Bingo. Un po' di casino. Hai dovuto sporcarti le mani. Non porterò... L'ultimo non mi... Sto cercando una ragazza scattiva. Invitami. Sai sempre cosa di... Tipo... Poi ci metto. Non darmi ordini. Andiamo, Longfellow. Allora segui. Mitch! Mitch! Se cerchi una stanza, parla con Mitch. Continentale, oggi è il tuo giorno fortunato. Birra gratis per te! Non hai qualcosa di più? Bibbia. Alla salute! Se vuoi restare qui finché la nebbia non ti divora, beh, almeno fatti trovare. Vorrei da bere. Scusa. Non abbassare la guardia. Nella nebbia fitta. Ti nasconde di tutto. Non allontanarti troppo. Preparati ad affrontare la nebbia con il whisky! La vita è troppo breve per viverla da sobri. Usciamo dalla città. Acadia in montagna, oltre la linea della nebbia. Ci vorrà un po'. Ti conviene prendere... Ti do il benvenuto all'Emporio del Pescatore. Chiedimi qualsiasi cosa. Vediamo la merce. Volentieri.
E comunque cosa diavolo sarebbe un sintetico? Prenderemo la strada principale. Dobbiamo raggiungere un vecchio sentiero di montagna. Non c'è niente di simile alla nebbia nel Commonwealth. I continentali pensano che basti una dose di Radenway. Impronte, fresche. Sono cacciatori. Quando iniziano a sparare trova un plano. E tieni giù la testa. Hai scelto il posto sbagliato! Non sei affatto male. Pensavo di dover fare tutto. Non sfigureresti come abitante di Far Harbor, sai? Visto? La nebbia è una brutta bestia. Ti entra nella testa, ti mette il cervello sotto sopra. I cacciatori erano già pericolosi, ma adesso... Ecco il sentiero. Seguiamolo e ci porterà fino ad Acadia. Qui passano molti animali selvatici, perciò non stupirti se ne incontriamo qualcuno. Non abbiamo scelto una compagnia. Piacciono i loro piccoli? Alleviamo qualsiasi creatura super cattiva sull'isola. Abbiamo ancora parecchia strada da fare. Sentito? Uno strisciante. Di solito restano nella nebbia fitta. Meglio girare al largo, ma non si sa mai. Quando ero piccolo, tantissimi anni fa, la nebbia ricopriva tutta l'isola. Poi la nebbia si è ritirata. La gente si è ripresa le terre, ma si era ammollita, dando molte cose per scontate. Troppi hanno la memoria corta. Tutto questo è già successo. L'aggeggio starà suonando per qualcosa. Radiazione. Qui c'è qualcuno. Oh, qualcosa! Trovato!
Galper vanno matti per l'acqua fresca. Anche i piccoli Galper, come quelli che ci sono da queste parti, sono pericolosi. Quelli grossi possono diventare due, forse tre volte più grandi di un uomo. Per fortuna non se ne vedono molti. Mirare dritto! Non ti muovere. Stai conducendo un'altra anima verso la sua dannazione, vecchio? Che abbiamo qui? Un'altra folle adoratrice delle radiazioni. Le tue battute non mi scalfiscono. La mia fede mi protegge. E se usassi i proiettili? La fede ti protegge anche in quel caso. Oh, 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 diamoci una calmata, ok? Hai ragione. Non macchiare. Mm-hmm. Tu, ti consiglio di non procedere oltre. D'accordo, ti ascolto. Parlare? Stai attraversando. E tu? Opportuno. Cos'è? C'è un Ok, ci sto. Eccellente. Se hai finito di perdere tempo con i fanatici, muoviamoci. Più avanti l'aria è pulita. Niente nebbia. Siamo quasi ad Acadia. Eccoci arrivati. Quelli di... ti staranno a... torna a trovarmi, se dovessi avere ancora bisogno del mio aiuto. Ho un capanno appena fuori Falardo. Porta Dovresti venire con me. La prima volta che salii su questa montagna, sopra la nebbia, pensai che fosse un segno inequivocabile. Ti trovi in un luogo di trasparenza, comprensione, pace. Qui ad Acadia, i sintetici sono pronti ad accogliere. Sono qui per cercare Kasumi. Davvero? Kasumi è... ma prima... È un sintetico, per questo. Kasumi si può... nessuno... che qualcuno le abbia... Ok. Voglio che... Un'altra domanda, sì, dimmi. Sei un sintetico? Nel profondo, come? Ricordo che ero a casa, il giorno in cui caddero le bombe. Andammo al Vault. Ci ibernarono. E sopravvissi solo io. Nessun ricordo antecedente? Solo un giorno e poi il risveglio solitario? Accettiamo. Grazie. Mi hai dato parecchio su cui riflettere. Mi fa piacere che tu dica così. Acadia è aperta anche a te.
puoi esplorarla e presentarti agli altri due cofondatori, Faraday e Chase. E sono certo che non vedi l'ora di parlare con Kasumi. Di solito lavora ai piani inferiori. Posso fare altro per te? E così qui è da Kansi. I sintetici che ho incontrato mi fanno paura. Dovrei andare. Certamente. Salve. Sono stato là dentro per parecchio tempo. Ti senti bene? Sto bene. Ti preoccupi troppo? Forse sei tu che non ti preoccupi abbastanza. Questa settimana abbiamo Ehi là. Altri tre Hai seguito Kasumi fin qui. Arrivo. Tu resta lì. Sono colpita. Forse non nel modo più efficiente o discreto possibile. Ma per fortuna. Già abbastanza difficile seguire le riparazioni anche senza le assurdità di quei pazzi del lago. Devi preoccuparti. Non sono loro a preoccuparmi, ma tu, Dima, non puoi risolvere tutti i problemi del mondo. E di certo non tutti insieme. Mio caro Faraday, rilassati. Andrà tutto bene. Kasumi Nakano. Mi dispiace, ora ho da fare. Sono un detective. Tu sei... Mm-hmm. Senti, i miei... Ok, perché in realtà non sei loro figlio. Sì, ho pensato... Vi ho mentito per tutto questo... Kasumi... Ma l'altra... Ascolta, non... Se c'è qualcosa, forse... No, se ti dicessi... D'accordo, dimmi tutto. Ok, hai visto... Certo. Fatto sta che Faraday mi ha chiesto di aiutarlo a ripararli e... Beh, e non solo. E se... Dima ha intenzione di voltare le spalle a Far Harbor. Sarebbe un bel guaio. Tutto questo... Dici? Ho già... Vedo... La vici... Sarebbe più semplice se io parlassi con Dima. Come... Sono sicura che qualcuno ha la chiave di quel deposito. Forse Cog. Si occupa sempre di sistemare le provviste.
voglio spargimenti di sangue. Far Harbor e i figli dell'atomo hanno il diritto di esistere su quest'isola. Esattamente come noi. Si ammazzeranno a vicenda, Dima. È inevitabile. Dobbiamo decidere con chi schierarci. Non l'abbiamo già fatto. Costruire i condensatori antinebbia intorno a Far Harbor non è stato un atto neutrale. Non potevamo restare a guardare mentre la nebbia li uccideva tutti. E non potevi lasciare i figli dell'atomo senza un tetto sulla testa. Grosso errore quello di dar loro la base dei sottomarini. Il Nucleus, come lo chiamano loro. Fondamentalmente è una grossa postazione fortificata. Far Harbor li aveva esiliati. Hanno strane credenze, ma ci hanno sempre accettati per quello che siamo. E il confessore Martin era un amico. Beh, non il suo successore. L'alto confessore Tectus è un pazzo megalomane che non smetterà di minacciarci se continueremo ad aiutare Far Harbor. Ragazzi, possiamo arrivare al nocciolo della questione. Continuiamo a girarci attorno. I miei vecchi banchi di memoria in quella base. Perché non me ne avevi mai parlato? Almeno prima che diventassero un rischio per la sicurezza. Capisco benissimo. All'epoca, però, è stato un atto di fiducia. Ero più preoccupato che innescassero per sbaglio le misure di sicurezza prebelliche. Regalare ai figli la mia vecchia casa. Affidare i miei ricordi alle loro cure. Pensavo che sarebbe nata una bella collaborazione. Quanto sono sicuri i banchi? Quanto tempo abbiamo? E cosa contengono? Te lo ripeto, Chase. Non so cosa contengono. È così che funziona. È come se li avessi semplicemente dimenticati. Ma ho elaborato degli scenari pessimistici. Se non facessimo niente e le conoscenze sbagliate finissero nelle mani sbagliate... Allora manda me. Dammi un giorno e sistemo tutto. Troppo rischioso. Ti conoscono. Se ti catturassero o ti vedessero, sarebbe guerra. Almeno prepariamola a intervenire. Stiamo finendo le opzioni. Dobbiamo dirle come entrare nei banchi di memoria. Ne avete già parlato senza di me. Solo per caso, Chase. Ma non lo nego. Abbiamo creato un programma che ti permetterà di accedere ai miei ricordi e scaricarli. Non sarà una semplice violazione. Ti ritroverai in una versione della mia stessa rete neurale e sarai considerata un'intrusa. Nel programma ho caricato alcune istruzioni che ti aiuteranno a farti strada all'interno. Mi dispiace, ma è difficile da spiegare senza vederlo con i tuoi occhi. Devo ancora apportare le ultime modifiche al programma. Dopodiché te ne lascerò una copia sulla mia scrivania. Prendere il programma, usarlo per entrare nei banchi di memoria. Capito? Speriamo non sia necessario. Continueremo a monitorare la situazione. Terremo il tuo intervento come ultima risorsa. L'ultimo che mi viene in mente per sbarazzarsi dei ricordi è che non ti piace ciò che racchiudono. In effetti, è uno dei motivi per cui bevo tanto.